E benvenuti su Home Writing di nuovo qui. Oggi parliamo di idee, nello specifico idee su cosa fare con i libri che abbiamo usato, letto, straletto e che non vogliamo comunque più tra i piedi, per cui come toglierceli davanti. Prima idea, che è anche la più semplice, è il regalo. Ma al regalo si associa anche quella che è la concezione di book sharing che sta prendendo piede nell'ultimo periodo, ossia la condivisione dei libri. Molti delle volte mettono magari delle feste a tema o in appositi punti degli stand in cui poter condividere un proprio libro. Magari in questo stand vengono messi diversi testi utilizzati, una persona passa, è interessata a uno, lo prende e magari te ne lascia un altro in cambio. È un buon modo per condividere quindi le proprie esperienze letterarie con quelle degli altri. Simpatica come idea, come iniziativa. Da book sharing poi potremmo parlare di donazione. Ci sono gli enti appositi che ricevono libri perché magari con quei libri fanno altro, iniziative, magari regali poi a loro volta, a terzi e così via. Abbiamo poi la vendita, ma questo è facilissimo e si finisce con il mero guadagnarci qualcosa sopra. Però anche la vendita è una delle opzioni, forse era quella più banale e scontata che potessi dirvi, ma c'è anche quella, dobbiamo considerarla. Per farlo potete utilizzare diverse piattaforme. E non starò qui a elencarle, ma credo che a oggi sia molto facile usando il marketplace dei relativi social network che utilizziamo ogni giorno o altro. Altra idea, decorazioni, qualcosa che non viene mai preso in considerazione perché forse è quella cosa più creativa e che più richiede impegno. Ho visto dei tutorial online su YouTube, in giro comunque, in cui delle persone utilizzano dei libri usati per ricavare delle decorazioni, sono molto molto carine. Piuttosto che lasciare là a prendere polvere, tanto vale impiegarle in questo senso qui. Le idee sono le più disparate, ma non voglio dire nulla, vi lascio con un po' di curiosità e vi dico andate a cercare qualcosa in meglio perché c'è della roba. Anzi, un plauso ai creativi che trovano sempre queste idee per impiegare al meglio le risorse che uno ha. Qualche spunto in più, ora sapete come muovermi, magari mi verrà in mente qualcos'altro e farò degli altri video successivamente. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, spuntare la campanellina, come al solito, insomma, solita di litera, ma davvero ci tengo. Grazie mille e un abbraccio virtuale, insomma, a tutti.